Ecco, veniamo invece alle emozioni in moto. È chiaro che nella carriera di un pilota ci sono emozioni, dalle quelle più positive a quelle più negative, fanno tra virgolette parte del gioco. Sì, beh, sicuramente, e in generale è uno sport emozionante, come tutti gli sport alla fine a livello di competizione, però quello che ha la moto in più è il fatto che si viva questa adrenalina, appunto nel bene o nel male, come hai detto tu, perché ci sono volte in cui va tutto bene, ci sono delle soddisfazioni ed è facile vivere un sentimento positivo, ecco, una scarica di adrenalina positiva che poi è molto lunga, perché dura non soltanto per tutta la gara, ma fin dai primi giorni di prove, perché ogni volta che si sale in moto per un weekend di gara e ci si sente già, diciamo, quasi allo stesso livello della partenza fin dal venerdì, almeno nel mio caso, perché comunque è un'emozione continua che si vive fino alla domenica. Magari momenti un po' meno belli, quando le cose non vanno benissimo, ci sono alcune difficoltà, non si riescono a trovare le soluzioni che uno vorrebbe veramente sulla moto, e per poter andare forte, per poter guidare come piace, provando anche quelle emozioni in più che ci vogliono quando riesci a guidare forte. Allora ecco che lì diventa magari un po' più difficile, si vive comunque un'adrenalina, magari con un po' più di tensione, però è un sentimento, ecco, sempre di emozione in qualsiasi caso. Ecco Roby, una cosa che a me piacerebbe mettere in evidenza, che secondo me è giusto sottolineare al grande pubblico: noi addetti ai lavori viviamo le gare da dentro, a casa si vive la gara guardando fondamentalmente quelli che stanno là davanti. A te è capitato tantissime volte di vincere, ma ti è capitato anche di fare delle gare nelle retrovie, ma sono gare anche quelle, ecco questo che vorrei far emergere in questa cosa. Cioè, è comunque una gara, cioè il pilota lì dentro sta facendo la sua gara. Sì, beh, assolutamente non c'è differenza per chi è dentro, se vogliamo, dall'essere a battagliare per le prime posizioni o nel gruppetto, o in un gruppetto o di metà gruppo o anche fine gruppo. Sicuramente ogni parte di gruppo ha una gara a sé praticamente. Infatti le battaglie più belle a volte vengono proprio dalla quinta posizione in poi, diciamo, dove ci si corre col coltello fra i denti dall'inizio alla fine, proprio per guadagnare quella posizione in più. Anche se non è una posizione da podio, anche se non è una vittoria, però vale allo stesso modo, perché penso che l'animo, lo spirito del pilota, lo spirito con cui affronta una gara è quello di essere sempre comunque davanti, quindi anche se non è primo nella competizione è primo comunque del gruppo in cui è, o comunque degli altri piloti con cui sta battagliando. Ecco, quindi. Qui adesso abbiamo visto un'interazione incredibile tra i delfini e il pubblico, gli istruttori. Quanta interazione c'è in gara tra il pilota e la squadra, il muretto in questo caso, con i ragazzi che sono lì assegnalati? Ma al di là di tutto, lì in pista sei da solo, concentrato, tu e i tuoi avversari, o senti l'interazione col muretto? No, la sento l'interazione col muretto, perché chiaramente sento la spinta che mi dà la squadra, sia a livello di visivo, perché quando passo li vedo che sono molto carichi sul muretto e sono lì ad incitarmi, e mi danno una vera e propria carica in più, sia a livello proprio di sensazione, perché comunque con la squadra lavori tutto l'anno, con il capo tecnico, con i meccanici, il telemetrista, quindi di conseguenza si instaura un feeling molto forte. Durante le prove si sviluppano certe idee, ci si confronta molto e si cerca come obiettivo entrambi di arrivare alla soluzione migliore per la gara. Di conseguenza questo lavoro, che comunque è un'interpretazione proprio di quello che il pilota sente in pista alla fine, ed è molto importante che ci sia connessione, ecco, tra la squadra e il pilota, proprio per questo motivo si riflette poi anche in gara, dove ti ricordi involontariamente, inconsciamente ti ricordi tutte queste cose e le esprimi cercando di andare sempre più forte. Roby, io li sento perché insomma lo spettacolo è finito, però Tommy, se tu zoomi, come vedi i ragazzi i delfini sono rimasti lì perché, indovina un po', stanno aspettando una persona importante per loro, un ospite importante. Mi sa che stanno aspettando te. Ah sì, ma gli attori principali sono loro, quindi sono più importanti di me in questo momento, alla grande. Ma sembra che ti vogliano a te in vasca. Allora è un'altra emozione di Zomarini, anche questa. Questa sarà emozionante davvero, andiamo a vedere cosa succede. Myself, so I walked up and said,
l'avete vista impegnata in questa interazione, come viene definita, Sara, la ragazza di Roberto Rolfo. Sara, e poi glielo chiedo a Roby, com'è stato? È stata un'esperienza fantastica. I delfini, oltre ad essere intelligenti, che lo sanno tutti, sono dolci, sono fini nei movimenti, pur essendo velocissimi non ti toccano, non ti sfiorano nemmeno, hanno delle misure, riescono a prendere le misure in un modo incredibile. Me lo stavo chiedendo, infatti stavo osservando, visti da lontano, gli animali sono particolarmente grandi, non è che siano piccolini, non incutono timore. No, perché sono talmente buoni, hanno proprio, si vede l'espressione, la bontà d'animo che non può far paura. Senti, quando hai visto lo spettacolo, ti aspettavi poi nell'interazione con loro la stessa emozione? E di più, è più grande, perché quando sei tu a farli muovere e non vedi l'istruttore che li comanda, è ancora più bello, perché basta un gesto della mano che loro partono, fanno le piroette, le capriole. Ma è questo il fatto, cioè, siccome è stato particolarmente emozionante lo spettacolo, poi vi vedevo interagire con loro e dicevo sì, ma questo deve essere ancora più emozionante. Assolutamente, sì, perché è incredibile come riescono a percepire la differenza anche tra gesti molto simili, non so, la mano qua la porti a destra, la mano sulla pancia la porti verso destra, sono due movimenti per loro completamente diversi che li portano a fare dei giochi, delle attrazioni diverse tra di loro. E quanto vale fare questa esperienza insieme a Roberto? Tantissimo, perché abbiamo condiviso questa esperienza che è nuova per tutti e due. È la prima volta che vediamo i delfini dal vivo e non solo li abbiamo visti, abbiamo anche interagito con loro, quindi è una cosa che ci porteremo dietro, è una bellissima esperienza. Ma è vero che hai già cominciato a chiedere, poi andiamo anche a Roma, eh? Sì, bisogna andare sicuramente, perché è troppo bello. Roby, insomma, il parco è chiuso. Sì. Poi io ringrazio il nostro amico Diogo che insomma ha permesso tutto questo. Poi insomma è stata una giornata molto, molto particolare, molto emozionante. È chiuso, non c'è più nessuno. E volevo chiederti, abbiamo appena sentito Sara, quanto è importante per un pilota avere in pista al proprio fianco, le vediamo sempre, no? In televisione. Le donne, tra virgolette, dei piloti, quanto è importante avere la propria donna al box che ti aspetta? Beh, dipende quanto è speciale, in questo caso Sara è speciale, quindi mi dà, oltre ad un supporto enorme, una carica incredibile, ci troviamo tanto bene, è stato bellissimo condividere comunque in questi anni tutte le esperienze anche al di fuori dalle gare, come può essere anche questa di oggi, quindi diciamo che una cosa che si costruisce insieme, sono tanti tasselli che mi portano a stare anche molto molto meglio direttamente in pista sul Gran Premio, ecco, poi mi aiuta con tutte le cose, da quello che è il mio sito internet, a quelli che sono i nostri comunicati stampa, quello che sono tutta la cura del casco, tutto dalla A alla Z proprio. Insomma, c'è chi si porta il proprio tra virgolette factotum e c'è chi preferisce invece avere insomma una persona un po' più importante. Tu sei di questa seconda scuola, di questa seconda filosofia? Beh, è venuta così, non è stata una cosa proprio decisa, però vedendo come ci siamo trovati, come ci troviamo insieme, è nata anche questa chiamiamola relazione particolare, ecco. Grazie alle sue qualità, ecco, che riusciamo a condividere tutte queste cose. Senti, una giornata così è una cosa estemporanea o amate passare il tempo insieme? No, sarebbe molto bello poter avere anche più tempo disponibile come oggi, anche prima delle gare, per potersi rilassare ma anche concentrare, perché questo mi aiuta tantissimo e mi fa proprio piacere, quindi non è sempre possibile, sarebbe veramente bello avere più momenti così da condividere insieme. Ecco. Come trascorrete il vostro tempo insieme, se avete degli spazi durante la settimana, cosa fate di bello? Beh, certo, a parte appunto condividere tutte quelle che sono le cose di lavoro, diciamo, perché comunque gestendomi da solo per quanto riguarda la mia attività di pilota, ci sono tante cose da fare a casa, tante cose da quelle piccole a quelle più importanti, che appunto possono andare da quello che è la tuta, il casco, ai contatti con gli sponsor e tutto, e condividiamo tantissimo questa parte qui, condividiamo quello che sono i miei allenamenti, dove comunque tante volte se possiamo magari andiamo a correre insieme, ecco, poi io faccio il mio programma, faccio le mie cose in bicicletta, anche ogni tanto riusciamo ad andare insieme con il tandem, mi piace tantissimo pedalare e mi è sempre piaciuto tanto e ho ripreso soprattutto quest'anno ad allenarmi molto bene in bicicletta ed è bello poter anche ogni tanto condividere questa cosa.
si stanno chiedendo, ma tu che hai fatto questa interazione con i delfini, toccarli, cioè al tatto, che cosa sembra di toccare? Era la primissima volta ed è incredibile perché la pelle è molto molto liscia, proprio tanto, e vedi proprio che sono sensibili, perché come li accarezzi, come li fai le coccole, ecco, reagiscono, si girano al contrario perché ne vogliono di più. Adorano i baci e questa è una cosa incredibile, anche perché hanno una pelle che non ha nessun odore, sono alla fine neutri, molto. Sì, sì. È particolare, veramente particolare come cosa. L'accelerazione della tua MV, l'accelerazione che ti hanno impresso quando hanno attaccato il rostro ai piedi, che qua, un paragone. Quello è stato davvero veloce, quando ho fatto le due prove, la prima sono rimasto un po' basso alla fine con il corpo e mi sembrava già di andare forte, però l'acqua mi frenava ancora abbastanza. Nella seconda, che mi sono tirato su come dovevo nel modo giusto, sembrava veramente di decollare, di prendere, perché accelerano tantissimo e tra l'altro si controllano molto in quella fase, quindi quando sono da soli possono fare anche il quintuplo di quello che fanno con noi, chiaramente, quindi fa pensare che potenza, che accelerazione, che forza comunque abbiano, perché hanno anche sicuramente tanta forza. Insomma, abbiamo trovato un'altra, come dire, un altro punto di contatto con quello che è il nostro mondo, alla fine, il mondo delle moto. Allora, io... Il nostro servizio si sta chiudendo qui, volevo ringraziare Zoomarin che ci ha consentito questa piacevole giornata. Vi ricordo che insomma se venite qui a vedere in Algarve a vedere una gara di Superbike al circuito di Portimão, Zoomarin è veramente a due passi e vale assolutamente la pena farci un salto. Se invece non avrete occasione di venire a Portimão per la Superbike, Zoomarin c'è anche in Italia, è a Roma, quindi è sicuramente una meta ideale se volete far diventare i vostri bambini. Chiudo qui il servizio però con una sorpresa a loro due, in realtà più a Sara, posso fargliela? Certo. Allora Sara, guarda, vieni qua, io ti lascio il microfono. Sì. Tu cominci a pensare a una domanda da fare a Roberto, quindi ti lascio il microfono, ma soprattutto attenzione, ti lascio la platea di Dinamica Channel, quindi sono tanti che ti stanno guardando, una domanda che solo tu potevi pensare e Roberto poi stasera quando sarete da soli ti dirà: ma proprio quella domanda mi dovevi fare? Ma non è difficile, Beh, la domanda è semplicemente questa: riusciremo ad andare in un posto caldo a fine stagione, almeno una settimana? Do la risposta subito? Assolutamente sì, però stiamo via tutto l'inverno perché di freddo non ne voglio proprio più, basta. Ecco, sono d'accordo. Grazie ragazzi, siete stati favolosi, grazie ancora a Zoomarin, grazie a tutti voi.